Buongiorno, oggi parliamo sempre dei fossili della Dolomia principale. Un'altra rarità che troviamo all'interno di questa Dolomia principale sono questi gasteropodi, queste chiocciole simili alle attuali lumache, molto belle, molto strane, molto molto rare. Ecco, questa è stata trovata nella zona del Sorapis. Molto interessante. Possiamo vedere proprio anche abbastanza completa, mentre ne troviamo altri gasteropodi che sono questi. Questa è una turritella che viene dalla croda da lago. La parte più sottile, dove c'è la parte di punta, diciamo, non si è mai riempita. E qui possiamo vedere anche la parte dietro, diciamo, di come il materiale non ha riempito proprio tutta il gasteropode, tutte le spirali del gasteropode. Questo sempre in Dolomia principale è rivestito con degli ossidi di ferro e dei cristalli di calcite. La Dolomia principale ha più o meno 210 milioni di anni. Sì, sono le ultime rocce del Triassico che troviamo nella valle di la Cortina d'Ampezzo.